600 km. Direi che partito sto gameplay, ma dai, non me ne ero accorto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, siamo tornati. Mamma mia, che strazio di vita. Ti ricordi Max Gazzè che diceva prendo tutta la vita come... C'eravamo rimasti con la missione sotto attacco, se vi ricordate bene. Via. Quindi noi riprendiamo, c'hai ancora Caterina Sforza da tenere. Madonna. Mamma mia, che due balle quella lì, non sa. Cioè, mi hanno circondato. Però. Non sa difendersi da sola. Non sa difendersi da sola. Vieni qua, macchina. Adesso lo prenderò su di me. C'è Macchin che mi sta facendo male perché mi ha piantato gli arcigni nelle mie ginocchine. Oh, guarda che Caterina ha solo 3 rombi e l'altro ancora di meno. Ma Caterina... Oh, l'altro ne ha 2. No, veramente Caterina che ne ha 2. Ah, hanno invertito, scusatemi. Hanno invertito i nomi rispetto a prima. Ragazzi, l'unica cosa c'è... Cioè, non è possibile che sta qua non sappia minimamente... No, ma cioè, li colpiscono sempre, cioè, è una roba incommensurabile. Te adesso muori perché mi stai sulle palle. Forse, ragazza, però abbiamo già quasi risolto la missione... Oh, scusa, Caterina, non volevo. Risolto questa parte della missione. Speriamo che almeno gli ricarichino la vita, perché altrimenti qua non ce la facciamo mica. No. Cosa? Hai visto? Si era impiccata sul muro! Sembra Spider-Man. Ma perché? Cioè, Caterina, sei proprio impedita. Puttana, cioè. Sì, vabbè, ho capito, però. Dov'è Caterina? Lei scappa! Ha 2 rombi, ma lei scappa! Ma perché ci deve essere la gente anche qua? Macchia! Già, non mi caga, se lo chiamo per nome. Dai! Dieci assalitori rimasti. 9 facciamo. Speriamo che un minimo. Chi è che urla come un fesso? Chi è che urla come un fesso? 5 assalitori rimasti. Buono, 2 ce li abbiamo qua. Allora, vuol dire che c'è buone probabilità che non attacchino più i due gay. 2? Ragazzi, ci siamo quasi. Eccoli là, guarda, si vedono le freccette rosse, ricordiamo che le freccette. Poi guarda quanti cadaveri che ci sono. Le freccette rosse, ricordiamo che sono i nemici, se non lo viste. Beh, penso che si sia capito. Penso che si sia capito, Dai, buttalo giù. No, è morto prima. Volasse giù. L'ho ucciso io. Ma cosa vuole fare? Cioè, vuole difendere la sua cittadina, ma non ha ancora capito che sta rischiando di morire. Ma lei non gliene frega un cazzo. Lei vuole morire per la patria. Per la patria. Oh, ce l'abbiamo quasi fatta, oh, ragazzi. Una bella spalata nel mare. Ecco, sotto assedio, non sotto attacco, avevo sbagliato termine, scusatemi, chiedo venia. Sotto attacco suona peggio. Benissimo. Chiedo venia. Ora sei incognito, chiedo venia. Chi è che lo diceva chiedo venia? Ma lo dico. Il mio professore di matematica. Per scherzare. Sì. O parla davvero così? No, parla davvero così. Caterina Sforza! Cazzo vuoi? Lo so che no. Sei lì! Ho qualcosa che forse li vuoi indietro! No! Non ti manca nessun figlio! Ecco, guarda che faccia da culo che è passato! Anche Ezio Auditore! Che magnifica sorpresa! Stai parlando. Immagino che siate i fratelli orsi. Ludovico e Checco! Checca. Al vostro servizio! E Ludovico e Checca! Dove sono i miei figli? Secondo te te lo dicono? Sì. Sicuro, signore! Lo faremo volentieri in cambio di qualcosa in tuo possesso. Cosa? Una certa mappa. Quella dove c'è la verità. E una certa mela, fratello. Sì, è una certa mela, giusto. O devo sgozzare i tuoi figli da un orecchio all'altro? Mannaggia, che stronzo. Bastardi! Credete di potermi minacciare? Non vi do niente! Volete i miei figli? Teneteveli! Posso benissimo farne degli altri. No, mamma! Quando cambi idea saranno nel villaggio fuori dalla città. Secondo me è un bluff. Hai un'ora. Hai un'ora.
sta piangendo. No, Caterina, non posso chiederti di sacrificare. Ma idiota, non sa di cielo davvero. Nessuno sta sacrificando niente. Vai e riportameli tu. Sì, è la mia parola. È meglio se ci vai te, perché la zavorra non la vogliamo. La cittadella, tenetela al sicuro. Sta a vedere, sicuro la terrà al sicuro neanche il padrino e la madrina. C'è il gatto che si sta ruffianando su di me. Ma tu non sei in te. Ciao, ciao. Ciao, macchia. Bene, non dovevo andare. Ti stai ruffianando su di me? No. Cosa hai bisogno che te lo do io, che il tuo padrone qua sta giocando ad assassino? Vabbè, grazie, cioè. Gattino. Oh, questa mi sembra già una scelta migliore. È la scelta peggiore che potessi fare. Infatti era in senso ironico. Dai, prendi sta vongola. Sta vongola. Con quelli che abbiamo mangiato oggi. Sta vongola. Era squisita la pasta con le vongole, sai? Mm-hmm. Erano andate male le vongole. Io perché io mangio naturalmente solo la vongola. Perché il restante mi dispiace. Esatto, no! Il restante mi dispiace, ma io non lo mangio mai. Sono la roba avariata e i carciofi, vero Max? Avariati. I carciofi avariati. Rigorosamente avariati. Anche come affettuoso, macchia. Non è affettuoso, è solo una puttana. Come sei affettuoso, macchia? Se non mi graffiassi ti prenderei sulle mie gambe. Ciao, macchia. Noi stiamo facendo un gameplay, non dobbiamo pensare a Machien che mi sta strappando i pantaloni. Guarda che carino, è salito da solo. Ma perché è una puttana quel gatto? Ma dov'è il... Oh, questa volta mi sembra una cosa più sensata. No, macchia sul naro. No, ma macchia, guardati qua. Ci ho messo anche poco. So che ora devo. Meno male, adesso dobbiamo tornare là. No, devo capire dove li tengono, Dio, ma. Li terranno nascosti per bene perché non vogliono farteli trovare. Dai. Però c'era quel bambino che diceva: queste guardie non sono questa abbastanza. Dannata malattia. Non mi lascerò sopraffare. Vero, macchia, che non ti lascerai sopraffare. Brown. Là c'è. C'è qualcuno là, guarda. Muori! Mercenario! Qua c'è la gente così che ti assale. Aia, mannaggia la Peppa che ha fatto l'uovo. Allora, vero macchia. Ora cambiamo, cadete nelle sue trappole. Oh, non sono mica così bravi. Non è mica così bravo. Allora, il Boyen. Il Boyen. Eccoli i bambini. Sono lì dentro. Abbiamo trovato i bambini, ragazzi. Mia madre è una beva. Come si chiama? Bianca e. E verde. Riario. Che cos'è Riario? Bianca e. Renditi anonimo. Come fai a renderti anonimo? Ah, c'è il bastardo con la. Ma ragazzo, ma come fai a renderti anonimo? Uccidendo questo? Ma perché devono dire quello che non è vero? Grazie, messere, grazie. Ma c'è ancora il prefetto di Amo, è tenuto prigioniero al faro. Grazie, al però faro. Non l'ho detto. Sai che cos'è un faro? No, non lo sa che cos'è un faro. Uccidi Ludovico Orsi. Devi uccidere uno dei due adesso. E hai solo 5 minuti e 58 per fare la missione. Quanto ho? 5 minuti e 53 ore secondo me. Quindi non è tanto tempo, dato che devi uccidere anche il fratello sicuramente. Ah, ma non penso che sia la stessa missione. Ah, devi uccidere solo questo? Sì.
Aia. Aia. Porca puttana, oh, non riesco a trovare il tempo. Zitto, marmocchio. Aia. Si sa fare con le anime e ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. Devo fare la pipì. Di grazia che sono ancora qua a salvarti, dovresti dire. Che due balle ste persone che ti attaccano. Ha attaccato uno dei suoi, imbecille. Bene, e anche questi li abbiamo uccisi, ragazzi. Ora dobbiamo salire sul faro. Che non è questo. Non è questo? Per favore, no. Ho fame. Vero macchia col trattore in tangenziale, andiamo a comandare noi. Rovazzi, no. Ma che cazzo fai? Diglielo a Rovazzi. Che cos'è quello che brilla? Glielo diciamo. È una merda. Sono le piume, ragazzi, che potete decidere se prenderle o no. Non è... Te le hai prese per perdere del tempo, esatto. Già che non ne hai abbastanza poco. Io volevo perdere altro tempo, bello. No, sì. Già che ne hai perso abbastanza con quelle guardie inutili. Quelle guardie inutilizzate. Lo vuole. Dai, buttalo di sotto. Aiutami! Tanto ha detto che ne procrea degli altri. Ah, è già morto, ragazzi. Cioè, mi dicono che questa missione fosse... Forse lo stolto sei tu, che muori per pochi spiccioli. Ne valeva la pena. Adesso mi farò un segno. Più di quel che credi. Il maestro fa quello che sei. Grazie a me. Grazie e a me. E allora muori con il tuo insensato orgoglio. Requiescati in pace. Amen. In disbraieses broken. Grazie, messere. Dido. No, dillo bene. Dipido. It's worker lost in the echo. So one last one. I can see you. Cosa cazzo? Non so io. Bene, ragazzi, allora ci buttiamo giù. Prima ci sincronizziamo. Prima ci sincronizziamo. E poi dopo direi che... Senti, questa musica è quella che metterò per i messaggi invece. L'altra è quella per le chiamate. Ah, questa era da pisciarsi addosso, ragazzi, mamma mia. No, era peggio l'altra, quella dell'altra volta. Di bene. Che volo che fa. Allora direi che per... Allora, ragazzi, direi che andiamo, ci dirigiamo verso la fine dell'anno. Verso la fine dell'anno. Boh, la gente sclera, non si sa per quale oscura ragione. La gente ragione. Sclera, sì. Non si sa per quale oscura ragione la gente sclera. Allora, ragazzi, la cosa difficile di questo gioco è che c'è il libido in mezzo alle scatole. Porco Samuna Roma. Wendy's Braille's Esbro. Adesso chiederò a Macchia se vuole farsi un selfie con me. E lui ti dirà di no. Macchia, vuoi farti un selfie con me? Adesso guardo se ci riesco a fare un selfie. E Macchia, ci facciamo un selfie con me. Ricordati che col trattore in tangenziale, guarda, ho tirato fuori la macchina fotografica e Macchia si è girato per ripicca. Guardati, Macchia, ci sei te. Guardati, Macchia. Guardami ancora, Macchia. No, si è scansato. Cat. Allora, ragazzi, siamo ancora in alto mare.
adesso devi uccidere altre guardie. Sì, perché mi hanno attaccato. Per ricca, perché non ne avevi già uccise abbastanza. Ma chi se n'è andato? Un altro. For heavy metal we will die. Ma questi non sono tuoi amici, quelli di vestiti di verde? Sì, non so perché mi stanno attaccando. Boh. Ah, forse perché adesso sono nemici. Boh, adesso sono diventati nemici per ripicca, così. Questo è morto. Quest'altro è morto. Ci siamo. Devo cambiare spada, mi fa cagare poi. Ho dei okay, capolavori. Fermiamoci qua, vediamo che cosa succede. Ah beh sì, cosa ci fai qui? Mi dispiace, zio. Mi dispiace. Ma cosa? Che è accaduto? Era un trucco per farci abbassare la guardia. Appena sei partito hanno attaccato ancora. Che corsi a lui. Mamma mia, se siete impediti. Che cosa? No. Dov'è adesso? L'abbiamo inseguito fin qui. Ma il bastardo è fuggito sulle montagne e... Vado subito. Sì, sì. Sì, vabbè. Faremo una puntata forse un po' più lunga, ma faremo anche Trova Checco de Orsi. Uccidiamo, già che ci siamo. Già che ci siamo, uccidiamo i due fratelli in questa puntata. Questa puntata la chiameremo Say Goodbye. Dance with the Devil. In the Eyes. Oh, bravo. Scansiamo un po' di gente. Dai, anche due maroni, cosa sta facendo? Anche le scarpe che è meglio. Intanto sti qua sono inutili. Inutilizzati. Il Boyen è morto. Perché se lo meritava. Questo è morto, adesso arriva un'altra Boyen. In realtà ce ne hai uno dietro, però lui non ha capito che sta per morire. Aspetta. Guarda che faccia da salame che ha. Perché mi tirano i sassi? Non lo so, bello, non lo so, non lo so io. Ti tirano i sassi perché non hanno altre armi. Attenzione, area riservata. Forse è meglio se insegui la l'orso. Perché stai perdendo un po' troppe vite, sai. Hai perso 6 rombi per sti fessi. Say goodbye. Il signore è il mio pastore. Ma porca puttana, anche le frecce adesso. Vabbè, oh, basta. Bravo, così si fa finalmente. Seguiamo quello là. Oh, un cavallino e andiamo sulla montagna. Ah, ma è quello lì? Ma vaffanculo, ma porca puttana. Prendi un altro cavallino. Non scapperà. Oggi lo ucciderà. Dov'è? È là di fianco a destra. Ma non va. Un altro cavallo che muore. Ma devi inseguire quello lì. Prendi un cavallo che è il tuo pastone. Che due maroni sta gente, ma non ha altro da fare. No. Se lo uccidi. Tutto ma dai, ma porca puttana, ma... Adesso il cavallo morirà. Poveretto, lascialo vivere, dai, sto cavallo almeno. C'è il Boyen che ti sta attaccando. Mi sa che non riesci a uccidere quel fesso stando a cavallo. Cioè, vabbè, però... Ti tirano le pietre. È meglio se li uccidi in fretta perché hai poca vita. Ora, fratelli! Guardiamo qua che tecnica che bisogna fare. Cioè, vabbè, ma quel coglione con le frecce ha rotto il cazzo, eh! Chi è che ti spara ancora le frecce? Ma quello lì, quell'idiota lì! Fagli una tecnica sorpresa che neanche lui si aspetta. Ma sono in troppi, guarda lì. Non sono mai in troppi.
Ora, andiamo! Ancora. Allora. Ciao, so, facciamola finita. Nessuno ti attacca. State calmi. Aia. È meglio usare la vitamina. Questo è morto. Ora, prendi la via di fuga. Come quella notte ad alba, capito? No. Quella notte all'alba è morto. Era Uba. Sì, goodbye. Ma secondo me non doveva andare così proprio. Doveva morire in un altro modo. Hai di nuovo il tuo bottino. Guarda, sei felice. Ne valeva la pena. Tutto questo sangue. Sì. Un oggetto di tale valore non resterà a lungo in mano tua. Staremo a vedere. Cioè, quali miserie nascono dall'avidità? Pre qui escati in pace. Ezio. Che stronzo! Ho idea che avrei bisogno di un po' di cure. Ma secondo me ora Ezio muore, no, è possibile. E finisce qua Assassin's Creed. Guarda, c'è qualcuno che adesso, dopo tutta questa fatica che hai fatto, si impadronisce ancora della tua mela. Aspetta. No. Chi sei? Fermo. Non aprire. Voglio provarci anch'io a prendere le cose. Con quattro dita. E la tua mela, che hai fatto tanta fatica, è di nuovo in mani di altri. Ecco, finalmente ti hanno dotato di cure necessarie per la sopravvivenza. Ma c'ho il barbone adesso. Ezio, grazie a Dio sei ancora vivo. Sei sicuro? Stai bene. È invecchiato. Non lo so. Ma quanto è stato... Per fortuna una guardia ti ha trovato sulle colline, vicino al cadavere di che corsi. Sì, quello lo ricordo. Ecco. Aspetta, c'era un terzo uomo. Ha preso la mela. Chi? E la domanda. Portava una veste nera, come un monaco. E credo gli mancasse un dito. Ah. Sì. Caterina, devo andare. Subito. Ti pareva? Allora ti servirà anche questa. Meno male che almeno qualcosa ti... La mappa di cui parlava Nicolò. Tuo marito. Dopo tutta sta fatica. Ex marito, prego. Giurò che avrebbe trovato la posizione di tutte le pagine del codice. Senza questa... Potresti anche trovare la mela, ma non la cripta. Sai... È invecchiato, sì. Mannaggia, che cazzo è? Monaci con vesti nere. Io inizierei da lì. Ora va. Trova quello stramaledetto monaco. Credo che mi mancherai, Caterina. Oh, il nostro Ezio. Fiera, lo so bene, fiera. Sì, sì, vedi, è invecchiato, c'ha la barba. Mannaggia, però non ci hanno mica detto di quanti anni siamo andati avanti. Ah, boh. Magari è stato... Aspetta, prendo una pagina del codice, poi... Poi dopo dobbiamo... Ragazzi, dobbiamo salutarci. Per forza salutarci, anche se noi continueremo a vita con questo gioco. Cosa fai, ma? Baba bomba. E ciao! Ah, beh, chi c'è, hai visto? No. Per la prossima volta? Chi c'è? Con cui dovrei parlare lì fuori? No, non è quello. No. Ho sbagliato. Ah, devi portarla da Leonard? Ho trovato una pagina del codice. Dovrei portarla da Leonard? No. Bene, allora, ragazzi, per questa puntata ci salutiamo qui. Se mi è piaciuto questo video abbastanza lungo, ma abbiamo ucciso i due checchi, i due orsi. E iscrivetevi al canale, consigliateci cosa fare e cosa non fare per i prossimi gameplay. Grazie per averci seguito. Boh, basta, direi che possiamo tagliare la linea ora passata da voi ai programmi della rete. Rimanete su Rai 1 e dai, basta, ritagliare. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.